Ciao ragazzi, sono Kernan, benvenuti su Execo Official. Finalmente anch'io sono riuscito a mettere mano sul nuovo capitolo Ubisoft, ovvero Rainbow Six Siege, per l'esattezza sulla beta, ragazzi. Allora, non è stato un incontro felicissimo perché, ieri ci ho perso veramente, ieri sera, non so, due, tre ore, no, tre no, ma due tutte, per cercare di fare una partita multiplayer online, in quella che è la modalità più interessante, no? Giocare non contro i bot, ma contro esseri umani. E non ci sono riuscito, si vede che era una giornata sfortunata, i server Ubisoft andavano giù. Ci ho provato almeno, non so, avrò provato a joinare una ventina, trentina di sessioni, non sto scherzando, e non sono riuscito, in sostanza non mi faceva joinare, ci metteva in coda, insomma. Per quanto riguarda il nostro party, e la partita però non iniziava mai. Step 1, step 2, step 3 e niente, dovevo uscire e ritentare. Alla fine, per portarvi qualche spezzone di gameplay, ho dovuto ripiegare sulla modalità Terrorist Hunt, penso sia così, vabbè, comunque caccia al terrorista, insomma, lì dove spariamo invece ai bot, quindi a questi personaggi guidati dal PC. E in sostanza penso che le mappe siano le stesse, perché ripeto, è come se non ci avessi giocato. Alla fine a me interessa l'altra modalità, come penso a voi, è molto più elettrizzante e interessante. Tante cose già si sono viste del gioco, vi posso dare quelle che sono state le mie prime sensazioni quando ho giocato, e sono tutte positive, tutte positive, diciamo l'opposto di quello che mi ha suscitato l'altra beta che ho provato oramai non so, un paio di settimane fa, ovvero quella di COD. Cioè, l'esatto opposto, nel senso il mouse qui andava fluidissimo. Graficamente, ragazzi, devo dire che è molto carino il gioco, e gli effetti anche sono fatti abbastanza bene. Poi, ripeto, queste considerazioni le faccio esclusivamente avendo provato questa modalità qui. Però penso che alla fine la sostanza sia la stessa. Quello che cambierà, certo, è la dinamica del gioco, no? Qui sparavi contro dei bot che erano stupidi, ti guardavano, li sparavi e morivano. Sicuramente le tempistiche e le dinamiche del gameplay cambiano quando ci sono 10, diciamo, player non artificiali. Però, ripeto, graficamente gira alla grande, è molto fluido. E ripeto, io ero subito una di quelle cose che vado a vedere quando siamo di fronte a dei titoli comunque sia cross platform, se vogliamo, cioè che vanno su tutte le piattaforme, subito come risponde il mouse e tutto quanto, perché di solito ci sono sti problemi di porting, no? E invece devo dire che alla grande va benissimo. È chiaro che è un gioco molto lento, il soldato si muove in modo un po' impacciato, ma ci sta, tanto non dovete fare chissà quali scatti, dovete fare irruzioni negli spazi chiusi, ok, indoor. Quindi è un gioco lento, più tattico che altro. Non è un gioco di skill, ma questo si era visto dai primi frame, dei primissimi video. Cioè, io lo dissi, non capivo come certe persone si potessero lanciare in commenti del tipo: ah, il nuovo Counter-Strike. No, cioè, questo è l'anticompetitivo come gioco, ok? Perché siamo sempre al solito discorso. Cioè, per mostrare un po' di skill, per lasciare margine tra l'abilità di un player e di un altro, il gioco deve avere una dinamica più veloce, ok? Non è questo il caso. Però è un gioco divertente, secondo me. Cioè, ripeto, proietto quello che ho visto contro i terroristi, contro i bot, lo faccio, insomma, lo proietto su una partita 5 contro 5. Magari con due parti di persone che si conoscono. Secondo me è divertentissimo. È anche un grosso potenziale su YouTube, proprio perché comunque sia di giochi dove, vabbè, a parte Counter-Strike, se si muore una volta non si respawna se non al round successivo, ce ne sono ben pochi. E naturalmente è una componente questa qua che aggiunge un po' di pepe al gameplay. Quindi secondo me, dal punto di vista YouTube, è una figata e questo gioco può funzionare. Ripeto, mi dispiace che non sono riuscito a portarvi, ma vi faccio vedere anche qualche immagine dove, tra l'altro, anche nel Terrorist Hunt praticamente crashava il gioco, dava continui errori, cioè veramente è stato una cosa straziante cercare di portarvi un gameplay ieri. Mi dispiace, ma senz'altro adesso riproverò, magari anche con Brammi, forse già oggi stesso ci mettiamo a registrare se riusciamo subito un dual pop, sempre che ste cavolo di partite inizino, perché ripeto, sono stato non so quanto per cercare di giocare una sessione, ma invano. Quindi ragazzi, ripeto, subito proverò a fare un altro gameplay. Questo era un commento a caldo, vi sarà un video anche breve.
Però insomma, era giusto per dirvi, ci tenevo, perché vi avevo promesso che avrei portato un video su sto gioco della serie. Guardate che ci sto dando un'occhiata e le prime impressioni sono stra positive. Che poi io non ve lo nascondo, ero abbastanza scettico, nel senso che, ripeto, tutta questa lentezza, questo gioco così particolare, diciamo che mi faceva un po' storcere il naso. Invece devo dire che tecnicamente è fatto molto bene, per quello che ho visto. Quindi il gioco funziona alla grande. Non funziona, ecco, lo ripeto per l'ultima volta, almeno qui nella beta, tutta la questione del surfing delle partite, perché è un macello. Però dal punto di vista tecnico il gioco secondo me è validissimo e può dire la sua su YouTube, finalmente, perché ragazzi, non lo nascondo, giochi da portare su YouTube, FPS, insomma, spara tutto in prima persona, non è che siano poi così tanti. Poi ne arriveranno adesso, però sicuramente Siege potrebbe essere uno dei migliori. Fatemi sapere se voi l'avete provato. Adesso non vi racconto altro, perché io non ho sbloccato nemmeno un merc, insomma. Vabbè, tanto è una beta, chi se ne frega. Però fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti, voi anche consolari, se ci avete giocato, insomma, che sensazioni vi ha dato pure a voi. E niente, ci becchiamo alla prossima. Lasciate un like, diciamo così, sulla fiducia, perché arriverà un gameplay live, se riesco, insomma, ragazzi, su questo titolo, e secondo me sarà una bella figata, prima ovviamente della chiusura della beta. Quindi se vi va, lasciate un like, ci becchiamo alla prossima. Bella.